Al Business Roadshow si parla di innovazione, si parla anche dell'era digitale. Quali possono essere appunto le opportunità poi che derivano per l'economia proprio dall'innovazione? Ma allora forse è una banalità dirlo che senza innovazione non c'è sviluppo del paese, però in realtà in questo momento per la congiuntura economica, cioè per la posizione dell'Italia che ha un tessuto produttivo basato sul manifatturiero, forse questa è davvero l'unica via d'uscita. Noi abbiamo un settore, forse l'unico in Toscana, che sta crescendo, che è quello appunto dell'ICT. E sta crescendo non per caso, sta crescendo perché è un settore trainato da tre università molto forti, da una tradizione storia che c'è soprattutto a Pisa nell'informatica e da una tendenza forse culturale, proprio un'attitudine che ha il tessuto di microimprese che c'è in Italia in generale, ma in Toscana è molto forte, all'innovazione e alla creatività. Questa cosa, che è forse un po' luogo comune, in questo settore diventa invece un fattore di sviluppo molto forte. Abbiamo un settore IT in Italia che è stato sempre penalizzato da un'industria informatica piuttosto debole. Dai tempi dell'Olivetti non c'è stato più nulla. E tutto sommato, se si pensa all'innovazione, le grandi aziende italiane non hanno fatto, non mai puntato, almeno in questo settore, sull'innovazione. È per questo che credo potrebbe essere quello che in Italia potrebbe fare un po' il cambio di passo, cioè il creare credere e puntare fortemente una generazione di, come amiamo chiamarli ora, artigiani digitali, artigiani del digitale, che possano, diciamo, con una rete di micro aziende molto innovative tirar su il PIL del paese, credo che sia uno dei pochi scenari positivi che abbiamo a disposizione. Quindi l'internet economy, la vera grande chance per il futuro, soprattutto dei giovani imprenditori? Ma questo ha maggior ragione, le aziende che si occupano di ICT sono genericamente molto giovani, sia come azienda sia come età media degli imprenditori che si occupano di queste cose. Noi abbiamo, parlo di CNA, ma vale in realtà per tante associazioni di categoria, quindi un po' per tutta l'imprenditoria italiana, una penetrazione fortissima dei giovani imprenditori del mondo ICT, mentre nelle altre, diciamo, fasce d'età le attività predominanti sono l'edilizia, sono l'impiantistica, sono comunque settori tradizionali. Nei giovani imprenditori il settore comunicazione, informatica, information technology in generale ha un peso importantissimo ed è un settore, un gruppo di aziende che ha dalla sua una serie di vantaggi, lo dico insomma non per partigianeria, c'è un tasso di scolarizzazione molto più alto delle altre aziende, c'è un tasso di crescita molto più alto ed è tutto sommato l'unico pezzo, comparto, che sta assumendo in questo momento in Italia, a ritmi tra l'altro vertiginosi, con fattori di crescita a due cifre insomma, quindi direi che anche per settori teoricamente tradizionali come l'artigianato, uno pensa che l'artigianato sia impagliare le sedie, non è solo quello, l'artigianato è fare con le proprie mani dei pezzi unici e l'informatica è il settore in cui in questo momento si può maggiormente fare artigianato e esercitare la propria creatività.